Eccoti Davide. Buongiorno a tutti. Buongiorno Davide. Allora, adesso parliamo di giornalismo, ma di giornalismo digitale. Tutto sommato, Sì. quello che è cambiato negli ultimi 10 anni, possiamo dire, e in particolare dal 2006 in poi, mi sembra intuire da quello che sarà il tuo intervento. Per cui Davide, anche tu avrai i tuoi minuti, io poi dovrò tranciarti, Va quindi. bene. Allora, dunque, io farò un discorso che parte da quella che è la mia esperienza personale e poi passerò ho diviso in 3 fasi questa storia e farò un percorso che oscilla fra la mia esperienza personale e quella che è stata l'evoluzione del giornalismo digitale in Italia, diciamo, negli ultimi 13-14 anni, da quando io ho cominciato. Se ci sono le slide. Dunque, io appunto ho cominciato nel 1999 lavorando per dei giornali locali del Torinese, cartacei, e nel 2000 ho iniziato a collaborare per sports.com, che era un sito internet emanazione italiana di un portale statunitense che aveva creato alcune redazioni in Europa per seguire tutta l'attività sportiva. Dunque. Aspettate, qua la spada laser. Oh, ok. Dunque, all'epoca, nel 2000, c'era stato un vero e proprio boom degli investimenti su internet, quindi l'indice Nasdaq faceva segnare valori altissimi, gli investimenti, diciamo, 1 euro investito negli anni 70, quando fu creato l'indice Nasdaq, nel 2000, valeva 51 euro, quindi, cioè, un dollaro valeva 51 dollari, quindi pensate a che evoluzione, a che bolla si è creata in quegli anni su questo tipo di attività. L'attività giornalistica nasce a metà degli anni 90 su internet, ma nasce come mera riproposizione dei contenuti dei giornali cartacei, quindi non esistevano contenuti originali, si riproponeva esclusivamente ciò che era uscito sul cartaceo. E questi sono un po' sono le caratteristiche di quello che era il giornalismo intorno al 2000, cioè una politica editoriale che si basava sulla fidelizzazione. Cioè, tu andavi a cercare le notizie sui siti di riferimento, non passavi tramite il motore di ricerca. Sapevi che il panorama non era ancora eterogeneo come adesso, e quindi tu avevi i tuoi riferimenti che potevano essere generalisti come Repubblica, Corriere o La Stampa, oppure di nicchia, per i vari argomenti che potevi seguire. Quindi gli utenti arrivavano alle notizie direttamente dall'home page, non come accade adesso, ma lo vedremo dopo, attraverso i motori di ricerca, che all'epoca, nel 2000, avevano una potenza limitata, non si potevano cercare, come accade adesso su Google, intere frasi o relazioni fra le parole. E questo faceva sì che i meccanismi del giornalismo fossero molto diversi, più vicini a quelli del cartaceo. I social media ovviamente non esistevano ancora e i giornali avevano un timore ancestrale di autocannibalizzarsi, cioè i giornali temevano appunto che il sito internet che riproponeva i contenuti potesse cannibalizzare quelle che erano le vendite del cartaceo, quindi si tiravano molto i freni. Questa è una cosa che succede ancora adesso per alcune testate.
le doti necessarie per emergere individualmente o come testata erano la velocità nella pubblicazione, quindi in uno scenario non ancora eterogeneo come quello di oggi la velocità era il primo requisito per vincere la competizione nell'arena dei media e anche appunto la velocità nel compiere un articolo, nel portare a termine un articolo anche analitico, era molto, molto premiante anche avere un forte dominio, quindi un dominio che ti permettesse di avere una posizione molto forte in un sistema in cui i motori di ricerca, come ho detto, non indirizzavano ancora gli utenti su specifiche notizie, quindi tu avere un dominio come la stampa.it, corriere.it, oppure, non lo so, ciclismo.it, nel mio caso io ho lavorato per un sito di ciclismo, era un dominio molto forte, quindi faceva convergere utenti e creava traffico. Una solida promozione analogica, perché all'epoca la gente stava arrivando sul web, quindi avere la maggior parte del flusso di informazione della dieta mediatica era sul cartaceo, e quindi avere la possibilità di promuovere sul cartaceo la propria attività digitale era premiante. Dunque, nel 2002 crolla il Nasdaq, gli investimenti subiscono una contrazione incredibile. Io lavoravo a Sportscom, appunto, che chiude tutte le redazioni che aveva in Europa. Considerate che appunto nel 2001 al progetto di Sportscom lavoravamo in 40 fra redattori presenti in redazione o come me che lavoravano o dai luoghi delle gare o da casa. Quindi capite, 40 non, cioè sono, penso, non sono nemmeno i redattori che ha la stampa adesso, credo che ne abbia meno, la stampa web ovviamente. Dopo il crollo del Nasdaq, appunto, cosa succede? In Italia le poche esperienze di giornalismo nativo digitale, penso all'esempio del Nuovo.it, hanno grandi difficoltà a sviluppare quello che doveva essere il loro progetto editoriale. Io ricordo che già nel 2001 si parlava di filmati, videoclip all'interno dei siti, mentre in realtà questo processo verso la cross-medialità è stato molto più lento e farraginoso. Dal 2002 fino al 2008 in Italia si è fatto un po' melina, si è cercato di mantenere le posizioni, soprattutto a mantenere le posizioni sono stati i quotidiani che avevano un sito internet, mentre i nativi digitali hanno sofferto molto questa crisi economica e questa incapacità di riuscire ad ottenere ricavi dalla pubblicità online, perché in Italia ancora adesso si fa molta fatica a far capire che non c'è un mezzo migliore del web per avere una pubblicità mirata sulla clientela, perché si rimane ancora ancorati a delle logiche analogiche e quindi è molto difficile far passare il messaggio che un sito di nicchia con una pubblicità ben determinata e settoriale può raggiungere in maniera molto efficace il lettore, scusate, l'utente fidelizzato. Dunque, come dicevo appunto, sì,
più o meno ho spiegato queste cose di questa seconda fase più o meno, che va dal 2003 al 2008. Gli utenti utilizzano sempre di più i motori di ricerca e nell'editoria, specialmente le grandi strutture, iniziano a creare contenuti specifici ed esclusivi per il web, cioè non si ripropone più l'articolo uscito sul cartaceo o che uscirà il giorno dopo sul cartaceo, ma si creano contenuti esclusivi. I social media ci sono già negli Stati Uniti, ma diciamo in Italia iniziano a fermarsi intorno al 2006-2007 e l'online è percepito ancora come una costola del cartaceo. Sì, dobbiamo farlo, ma non ci dà molti ricavi. Questo è l'atteggiamento dei grandi quotidiani, dei grandi gruppi editoriali. Le doti necessarie in questa fase per emergere sono le prime tre che ho già citato prima, quindi si rimane sulla velocità, sul dominio forte, sulla promozione analogica, ma si aggiungono appunto la capacità di produrre contenuti esclusivi e poi la produzione di contenuti cross-mediali che inizia piano piano ad affacciarsi, specialmente anche grazie alla creazione di YouTube, che è un grande archivio di video. La terza fase, che è quella nella quale io inizio la mia attività di freelance, collaborando sia con quotidiani che con siti internet, è una fase in cui si affermano i social media. Quindi la professione del giornalista subisce un mutamento radicale, in quanto da un panorama verticale in cui il giornalista è il fornitore delle notizie al pubblico, si passa un orizzonte, si passa a un panorama orizzontale in cui il giornalista continua a svolgere o dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di mediazione fra la notizia e l'utenza, ma l'utenza partecipa al flusso delle notizie. Quindi noi abbiamo un contesto in cui i social media ridefiniscono i percorsi e le relazioni fra giornalista e la notizia. I social media, penso soprattutto a Twitter, diventa sia un'antenna emittente che un'antenna ricevente. Tu da Twitter puoi avere notizie di prima mano, chiaramente da verificare, da incrociare con dati ufficiali il più presto possibile, ma capite bene che Twitter nel 2009 è stato l'unica fonte di notizie dall'Iran, quando ci sono state le rivolte in Iran o durante anche le rivolte della primavera araba. Twitter era fonte di notizie e il giornalista che sappia interpretare queste dinamiche, utilizzarle a pieno, oltre che ricavare le notizie per la sua produzione di contenuti, utilizza i social media per emanare e diffondere questi contenuti alle reti di relazioni che si è creato in rete. Cioè, se tu riesci ad avere un seguito di follower su Twitter o di amici o di fan su Facebook, chiaramente riesce a diffondere le notizie tramite questi mezzi, che è un po' il lavoro, cioè il giornalista, come dico sempre, deve fare anche un po' lo strillone, quindi una volta i giornali si vendevano agli angoli delle strade, adesso la notizia che ha cambiato parecchio la sua natura va
venduta, fra virgolette, anche attraverso i social media. Nel novembre 2012, appunto, è uscito questo mio libro che si occupa, appunto, che oltre a disegnare un profilo storico di quella che è stata l'evoluzione del giornalismo in Italia, tenta di definire quelle che sono le pratiche e le tecniche per riuscire a muoversi nell'universo dell'informazione digitale. Dunque, il contesto, ok, ne ho parlato. Sì, ecco, i social media, appunto, come antenne riceventi ed emittenti, i nativi digitali sono i siti che, a differenza di Repubblica e Stampa, sono nati esclusivamente sul web e fanno informazione in un modo assolutamente diverso da chi è nativo cartaceo, perché hanno un approccio basato sullo sharing, sulla condivisione attraverso i social e attraverso una meditata, intelligente titolazione e scrittura SEO, cioè una scrittura capace di farsi leggere dai motori di ricerca, che il motore di ricerca Google, che ormai in Italia è più o meno al 95% delle ricerche che vengono compiute vengono fatte su Google, cosa fa? Ogni 2 o 3 mesi viene cambiato questo algoritmo che permette di rintracciare le notizie. Quindi esistono delle tecniche sia di titolazione che di scrittura che permettono di salire nelle ricerche, perché voi capite che se quando fate una ricerca su Google o su Google News, se siete nelle prime 4-5 ricerche che vengono fuori, siete favoriti, e quindi esistono queste tecniche per riuscire a vincere questa competizione che è vitale per un sito internet giornalistico che deve, per sopravvivere, fare numeri alti. È il discorso che faceva Marianna prima per i libri, è identico per noi, bisogna cercare di raggiungere il pubblico più vasto possibile, perché nel giornalismo attualmente è premiante a livello di pubblicità il numero. Quindi la grande difficoltà nostra, mia e di chi fa questo mestiere, è trovare un equilibrio fra la qualità del prodotto editoriale e i numeri, perché purtroppo si sopravvive con i numeri, purtroppo la pubblicità è attualmente vincolata solamente ai numeri e non si è ancora riuscito a trovare un criterio premiante a livello pubblicitario che non sia solamente legato al numero di pagine che riesci a far leggere ai tuoi lettori, e quindi bisogna convivere con queste due cose che ti tirano da una parte e dall'altra, cioè devi fare la una qualità, sorta di compromesso tra sì, qualità e velocità. Quantità. Io direi che ho finito, se ci sono domande. Adesso mi piacerebbe fare un sondaggio velocissimo, scusa. Tra i presenti, quanti di voi leggono i giornali online abitualmente? Tutti, insomma, più o meno, no? Tranne... Fate un confronto con il cartaceo, cioè non so, leggo il Corriere piuttosto, poi leggo, no? Giovanissimo, no, ormai tutti quanti online. Nessuno dei due? Il confronto. E cosa si nota solitamente come differenza? Cioè un lettore cosa nota come differenza? Delle notizie è molto più efficiente sul web, però mancano gli approfondimenti, mentre sul cartaceo rimane ancora una grossa parte che analizza meglio la notizia. Ma penso che queste due cose debbano convivere insieme, anche perché per la mia esperienza online difficilmente qualcuno va a leggere pagine e pagine anche di un approfondimento online. Quindi ci deve essere una combinazione fra quella che è l'attività online, che deve dare la notizia brevissima, concisa e il più possibilmente verificata, e poi dare, diciamo così, alla parte, chiamiamola ancora cartacea,
l'approfondimento di determinati argomenti. Grazie, è interessante quello che è stato detto, perché è vero, adesso cosa succede? È un po' come succedeva con la radio, no? Il giornalista online lancia la notizia, poi il giorno dopo leggiamo il cartaceo e abbiamo l'approfondimento di 2-3 pagine. In questo momento ci troviamo in una frase che forse durerà tantissimo, forse finirà, tutti quanti leggeranno soltanto l'online, però in questo momento è necessario avere tutte e due le cose. Perché siamo anche noi come lettori, questa è una cosa che penso, cioè come lettori siamo abituati ad avere l'approfondimento perché siamo forse ancora ancorati a un vecchio sistema, credo. Può darsi che domani, cambiando il modo di scrittura, di fare, tutti quanti siamo abituati a leggere 160 caratteri, per assurdo, no? Un po' come succede ai giovanissimi, no? Con X che lo conosci, sembra Gerolì, però capisci cosa stanno dicendo. L'altra cosa che mi sembra anche da capire, da quello che ha detto Davide, ormai... Sì, noi il giornalista secondo me ha perso, e lo dico da giornalista, il dominio della notizia. Questo credo che sia il punto cruciale. Cosa intendo? Perché lui parlava prima di Twitter, ma se io adesso in questo momento, non c'è nessun giornalista in questo istante, uno di voi, io mentre dico qualcosa scatta una foto e la pubblica su Twitter, arriva prima di un giornalista, ammesso che io sia una notizia in questo momento, per cui il dominio della notizia in sé non esiste più. Perché lui scatta una foto, Enrico mi scatta una foto, la manda sul suo Twitter, subito in un attimo qualcuno vede quella foto. Il giornalista poi interviene in che modo? Poi... Interviene col fatto che facendolo di mestiere tutti i giorni ha chiaramente le competenze per tradurre la notizia al pubblico, perché il nostro lavoro è un lavoro di mediazione e di traduzione. Noi dobbiamo... cercare di rendere comprensibile alla maggior parte, cioè al maggior numero di persone possibili, notizie che riguardano economia, politica, ambiente, cercando di è chiaro che ovviamente quando scrivo di economia o di ecologia, che sono le due cose di cui mi occupo, ci sarà sempre qualcuno che ha studiato biologia o chimica e quindi ne sa più di me su un determinato argomento. Magari con il commento ti massacra. Che, chiaro, chiaro. Commenta, sì, i commenti sono divertentissimi. Sì. Però è chiaro che il giornalista deve intervenire per tradurre a chi... non è invece laureato in biologia, cosa sta avvenendo, che ne so, con la marea nera nel Golfo del Messico. Perché? Perché un accademico scriverebbe in modo accademico e quindi non sarebbe comprensibile per un pubblico generalista. Questo è un lavoro di traduzione che non nasce col digitale, è il lavoro... Rimane la professione, rimane riconoscere che è una notizia. Se io pubblico la foto del battesimo, devo capire che la foto del battesimo di suo figlio è non una notizia. Quello chiaramente lo fa il giornalista, deve trascrivere, come dici tu, tradurre in modo più semplice piuttosto che usare termini accademici. Quello sì. Considera, lo dico a te, ma è una considerazione che faccio a tutti, ci sono foto tipo l'11 settembre, storia, le immagini che abbiamo viste, quella là è stato un pompiere che ha fatto quelle riprese di 2006 a Londra, scattata una foto in metropolitana, è un telefonino da un mega, 1.5 di megapixel, un ragazzo da scattata, lì c'erano i giornalisti fuori perché era transennato tutto, quindi non potevano passare. Cito un esempio, a Livorno le prime immagini, a Viareggio, quando c'è stata l'esplosione del treno con il carburante 3 o 4 anni fa, il primo a dare la notizia è stato un residente che è uscito sul balcone, ha fatto delle foto e le ha messe sul web. Esatto, poi arriva il giornalista e cuce, come si dice, cucina la notizia nel modo giusto, però c'è questa cosa che bisogna tenere in considerazione, il giornalista deve tenere in considerazione di queste cose, quindi i social network, sì è vero che aiutano, i social network ci danno la possibilità di informare anche i miei follower, nel caso di Twitter, i miei seguaci, eccetera, eccetera, chiamiamoli come vogliamo, dobbiamo comunque tenere in conto questa cosa. E quello che diceva lui prima è anche interessante, perché
io lancio la notizia, arriva la notizia, vabbè, arriva uno prima di me, poi devo essere bravo a approfondirla, comprare il giornale e leggere qualcosa di sostanzioso. Vai Davide. Sì, anche perché l'approfondimento ci vuole per distinguersi, perché è chiaro che sulla velocità si gioca una gara che è la gara dell'immediatezza e quindi diciamo lì chi primo arriva meglio alloggia, specialmente con queste dinamiche di cui parlavo della ricerca sui motori di ricerca. Però ci vuole un approfondimento poi per crearti un pubblico che nel motore di ricerca poi vede, ah no, questo però di solito poi approfondisce e quindi tu magari hai 10 ricerche e vai poi su quella che sai che ti può dare una cosa diversa da quella, cioè dalla semplice news dell'ANSA. Ci sono domande, visto che sono rimasti pochi minuti a Davide, domande riguardo giornalini eccetera? In fondo, benvenuti a quelli che sono arrivati ora. Nessuna domanda? Davide, tu qualcosa da aggiungere a riguardo? No, no. Abbiamo visto il tuo libro, Giornalismo Digitale? Sì. Giornalismo Digitale, poi appunto se chi vuole seguire le mie notizie, chi vuole commentare, la mia attività, chi vuole commentare, chi vuole commentare, mi trova su questi articoli, social. Esatto, magari scrivete, no, non mi piace, eccetera. Ecco, mi raccomando, scrivetevi per bene. E poi ho delle copie del libro se qualcuno interessa approfondire l'argomento. Assolutamente, ho delle copie. Quindi, mi raccomando, funziona sempre così. Grazie. Claudio.